amici di Metal.it, fratelli di Metal, bentornati sul canale di Metal.it. Stasera vi voglio parlare del nuovo album dei finlandesi Nightwish, intitolato Human Nature, con un po' di stanghette, puntini, qua là, che fa molto molto figo. Prima di dirvi se mi è piaciuto o meno, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un pollicione in su se vi è piaciuto questo video, mi raccomando la magica campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video, ed ovviamente condividete questo video, oddio, magari non proprio nel fan club italiano dei Nightwish. Sono passati ben 5 anni, come passa il tempo, non passa niente, dal penultimo ormai album Endless Forms Most Beautiful, uscito nel 2015, e vi devo dire la verità, non è mai uscito dal mio lettore, si trova ancora lì nella mia macchina, quindi mi raccomando non andate a rubarmelo. Un disco che non è certo un capolavoro, ma devo dire che a distanza di 5 anni ha mantenuto tutto il proprio valore. Ero quindi molto molto fiducioso per questo Human Nature, anche un po' perché l'idea di dividere l'opera in due CD, ammesso che voi prendiate il CD ovviamente, mi sembrava una mossa decisamente azzeccata. In questo modo Thomas avrebbe potuto mettere tutto insieme, le sue megalomanie, le sue pazzie, e come ha fatto, ma questo lo vedremo dopo, e concentrare tutta la musica vera, più metallica, più asciutta dei Nightwish nel primo CD. Ad esempio Endless del 2015, me lo chiameremo così per comodità, alla fine concentrava nel pezzo di 26 minuti interminabili The Greatest Show on Earth tutte le pazzie, le megalomanie di Thomas, che purtroppo aveva sì appesantito un brano che ridotto a 5-6 minuti poteva essere veramente fantastico, ma aveva preservato almeno tutti gli altri brani. E finalmente questa cosa è stata fatta, per me è fantastico. Alla fine il CD 1 di questo album dura solamente 50 minuti, poco più, insomma veramente una cosa asciutta, ascoltabile, ma c'è un ma. Il ma è la cosa più naturale di questo mondo. Purtroppo i brani non sono all'altezza dell'album precedente. Peccato, perché ci avevo veramente sperato. Purtroppo anche i brani migliori, come ad esempio l'opener Music, sono un po' torturati da eccessive lungaggini. L'intro praticamente dura 3 minuti e mezzo su un totale di 7 e qualcosa, quindi veramente va a appesantire quella che credo sia il brano migliore. Non è il solo, ovviamente, altri brani molto validi a mio avviso sono Procession, l'ultima Endlessness, ma non è finita qui. Infatti la già nota Noise l'abbiamo imparata a conoscere nel corso di queste settimane, perché è stato realizzato un video che sicuramente tutti voi avete visto. Alla fine si dimostra uno dei brani magari non entusiasmanti ma migliori di tutto l'album. Poi c'è un insieme di brani non entusiasmanti ma comunque tra il carino, il decente, l'orecchiabile. Tutti un po' troppo prolissi, tutti un po' con troppo gore. Ad esempio, voglio citare il terzo brano, me le sono segnati qui, anzi no, non me le sono segnati, ce l'ho qui scritto sul mio cellulare di fronte a me. Showmaker, il terzo brano, parte bene, parte molto bene, potrebbe essere uno dei migliori del disco, e poi da metà in poi inizia con questi cori gregoriani, diventa tutto molto molto drammatico, molto solenne, troppo solenne, e quindi si perde un po' quell'enfasi. D'altra parte, brani di ispirazione più celtica, dove il buon Troy la fa da padrone, sia per quanto riguarda la chitarra, sia per quanto riguarda la propria voce, sono forse un po' troppo gioviali. Uno lo conosciamo già, si tratta di Harvest, l'altro è House the Heart, insomma c'è un po' di differenza. Quello che mi è balzato agli occhi nel corso di questa recensione è che i migliori brani di questo Human Nature non sarebbero stati all'altezza di quelli migliori dell'album precedente. Insomma, a mio avviso, Alpenglow, My Walden, Elan, Shudder Before the Beautiful, la stessa title track del disco precedente, sono tutti brani ampiamente al di sopra di quelli che troviamo nel nuovo Human Nature. Cosa c'è di buono? Beh, innanzitutto la voce di Floor Jansen, ancora migliorata rispetto all'opera precedente, o meglio, sapeva già cantare ovviamente all'interno del disco Endless Forms Most Beautiful, ma qui è in grado di esprimersi ancora in maniera migliore. I brani sono scritti più, sono cuciti più su sua misura, insomma si esprime veramente al meglio. Una grandissima cantante, una grandissima artista, che anche dal vivo, ve lo assicuro, probabilmente molti di voi l'avranno vista, fa sfracelli, completamente a suo agio, sia nei brani più intensi sia in quelli più evocativi. Un altro punto forte di questo album è che, sebbene non ci siano dei picchi clamorosi, non ci sono nemmeno degli abissi in cui sprofondare, tranne uno. Voglio parlarvi di Tribal, è un pezzo a mio avviso veramente brutto, lo skipperò sempre, troppo denso di ritmiche orientaleggianti, filtri vocali, ritmi tribali, come dice ovviamente il nome del brano, quindi insomma
gli altri 8 brani sono tutti dal decente, carino, orecchiabile, buono, molto buono. Beh sì, in tutto questo non vi ho ancora parlato del secondo CD, non lo voglio fare io, vi voglio fare una sorpresa, ve ne parla un mio amico, un nostro collaboratore, una faccia che probabilmente qualcuno di voi avrà già visto. Amici della gloria, quanto tempo, quanto mi siete mancati, sono Sbranf, ben ritrovati, io manco da un po' ma sono sempre stato qua dietro le quinte e giustamente quale miglior rientro nel portale della gloria se non la recensione del CD numero 2 di questo Human / Nature dei Nightwish. Allora, sarò molto breve. Queste sono delle gocce che contengono melatonina. Oltre alla melatonina, leggo, contengono anche magnolia, giuggiolo e teanina. L'estratto di queste gocce serve per favorire il sonno. Ora, siccome queste gocce hanno un costo non indifferente, da oggi avete un'altra opportunità per ottenere lo stesso risultato con il minimo sforzo, ossia usare il CD numero 2 di Human Nature, cioè la parte Nature. Perché vi dico ciò? Perché il CD numero 2 della parte Nature, di Human Nature dei Nightwish, altro non è che 31,01 secondi di questo. Frodo, Signore degli Anelli, Dumbo, Elefantino, la lezione di Pilates, yoga. Molto bello, molto rilassante, ma assolutamente inutile con il concetto del nuovo album The Nightwish. Ossia, per fare un paragone al volo che mi viene in mente, un paragone appena risicato, The Wall dei Pink Floyd, no? Due CD, due o quattro LP, se non ricordo male. Ovviamente c'è una storia e ovviamente il secondo CD è una cosa a parte. Six Degrees of Inner Turbulence dei Dream Theater, il secondo CD è una mega suite a parte, una serie di pezzi che hanno una loro storia, un loro senso. Qui tutto il secondo CD di Human Nature è praticamente Tuomas Holopainen, che è accompagnato da qualche coro, qualche percussione, tutta una serie di pifferi e pifferetti e zufolini vari, non fa altro che accompagnarci verso il letto, la buonanotte, la nanna. È qualcosa di soporifero, può funzionare come biglietto da visita per lui, per proporsi a qualche casa cinematografica come scorer, lì si fanno un sacco di soldi, altro che heavy metal, ma per il resto sinceramente non serve assolutamente a nulla. Se dovessimo considerare il secondo CD, caro Gianluca, nel conteggio del voto finale, allora questo sarebbe un CD da 4, perché è veramente un furto, perché ovviamente ve lo faranno pagare, perché io non lo so quanto costa, ma è un doppio CD, e vuoi che un doppio CD dei Nightwish non costi quello che giustamente deve costare? È un doppio CD, ci sono 31 minuti di musica, non è? Quindi ve lo faranno pagare, ma quello che c'è dentro non vale assolutamente nessun costo, cioè nel senso, mettete una playlist su Spotify tipo Relaxing Zen, o Music for Wellness, o Sleeping Dreams, e praticamente avete il secondo CD di Human Nature The Nightwish. Bene, per il momento è tutto, sono contento di essere tornato, ci rivedremo molto presto, abbiamo già in serbo una sorpresa per voi, ci rivedremo in video molto presto, e ripasso la parola al capo per le conclusioni finali. A dopo! Eh sì, era proprio il nostro Sbranf che dopo tanti anni era tornato a dire la sua in una video recensione, qui ce lo ricordiamo tanti anni fa con Symphony X, Dream Theater e tanti altri. Beh, alla fine della fiera che cosa dirvi?
Come detto da Sbranf, il secondo CD è qualcosa di veramente inascoltabile. La prosopopea di Thomas non ha confini, non ha limiti. Sono sicuro che qualcuno, anzi tanti, dei fan dei Nightwish diranno di apprezzare anche questo secondo CD, perché non si può mai dire male del proprio gruppo preferito, tantomeno i fan più agguerriti. Ma insomma, quello che voglio dirvi è che nella mia decisione, nella mia valutazione, non prenderò minimamente in gioco il secondo CD. Lo voglio considerare una sorta di bonus disc, diverso da, non so, l'ultimo disco degli Iron Maiden, dove era proprio un disco spalmato su due CD, un disco intero spalmato su due CD. Qui sono un po' i deliri di Thomas messi nel secondo CD, perché se dovessi fare la media tra i due, anche il disco migliore dei Nightwish ne uscirebbe insufficiente, visto che il CD secondo di Human Nature è veramente un abominio. Quindi, in definitiva, la chiudo qui. Il nuovo disco dei Nightwish è, a mio avviso, un disco pienamente sufficiente, ma non oltre. Decisamente non riesce a stare al passo di Endless Forms, ma non riesce a stare al passo nemmeno di Imaginarium. Lo metto al di sotto di questi due dischi, e non parliamo proprio di Dark Passion Play, decisamente migliore a mio avviso, ma di gran lunga. Rimane un buon album dei Nightwish, con tutti i pregi che potete trovare, le tante orchestrazioni, le belle melodie, la voce di Floor, e con tanti lati negativi: la prolissità, l'eccessivo barocchismo, ed ovviamente, come dimenticare, l'odiosissima voce di Marco Jietala, che ahimè da metà disco in poi contribuisce non poco ad ammorbare non solo i miei padiglioni auricolari, ma anche ad abbassare, ahimè, il livello qualitativo di questo album. Non capisco perché ancora ostinarsi a far cantare Marco Jietala, e devo dire la verità, anche la voce di Troy nei suoi brani più celtici inizia un po' a stancare, anzi a me non mi è mai piaciuta, non mi è mai voluta andare giù, ma tant'è. Trovo questo Human Nature, un Endless Form parte seconda, molto molto peggiorato, come se fossero un po' gli scarti di quel disco. Bene, ovviamente i Nightwish venderanno camionate milioni e milioni di copie di questo album, come sempre in barba al nostro e a qualsiasi altro giudizio. Io vi invito a farmi sapere la vostra. A voi è piaciuto questo Human Nature? Vi piace quanto Endless? Vi piace di più? Vi piace di meno? Come lo trovate? Fatecelo sapere qua giù nei commenti. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, che per noi è molto importante che vi iscriviate al canale, mettete un pollice in su se vi è piaciuto il video, e soprattutto condividetelo con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima video recensione, ma non solo, con tutte le nostre rubriche e i nostri prossimi video qui su metal.it. che la gloria è sempre con voi. Un saluto da Graz, ciao, alla prossima.